sono rimasto molto colpito dal tenore di questa interrogazione, dalla storia che è stata montata, dalla sponda che è saputo sui media, perché mi è sembrata proprio costruita sul nulla e volta semplicemente ad alimentare un clima che è così diffuso in giro, cioè di sfiducia, di disgusto, di distanza nei confronti delle istituzioni. Il caso Soget scuote il Consiglio Comunale di Pescara questa mattina. In apertura della seduta, il gruppo di centrodestra ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Consiglio Comunale la seduta segreta. Sotto tiro il gruppo del Movimento 5 Stelle, a cui si sono rivolti gli strali polemici di maggioranza e opposizione. Marcello Antonelli, sulla questione Soget avete chiesto questa mattina in Consiglio Comunale la segretezza del Consiglio, la seduta segreta, perché? Ma perché in realtà non si parlava tanto la Soget quando di un privato cittadino. E allora, poiché il nostro regolamento prevede che quando si va a toccare la moralità e la correttezza delle singole persone è necessario procedere in seduta segreta, abbiamo, come dire, richiesto che si procedesse in questo senso, cosa che la Presidenza del Consiglio ha giustamente accordato. Invece restano totalmente in evasa le risposte che Soget deve dare in ordine a tutti i milioni di euro che sono diventati crediti inesigibili, ma peraltro l'interrogazione posta non chiedeva questo, pretendeva di far luce solo sulla posizione di un singolo cittadino. Non è in questo modo che si fa luce. Lo faremo nella sede opportuna, che è quella della Commissione di Vigilanza. La nostra era una richiesta, come stiamo facendo ormai da tanto tempo, su quelli che sono la trasparenza rispetto alle procedure applicate dalla Soget, e riguardava alcuni elementi e informazioni emerse sui giornali, nello specifico su il consigliere Sospiri di Forza Italia, il consigliere regionale. Non era un'interrogazione ad personam, ma era un'interrogazione in merito agli elementi che sono emersi e che hanno spinto addirittura la Procura ad aprire un'inchiesta. I rumors direbbero che ci potrebbero essere anche altri personaggi politici importanti coinvolti in questa questione della Soget. Se questo fosse dimostrato sarebbe un fatto gravissimo, perché in qualche modo andrebbe a manifestare la presenza di un sistema che, a mio parere, farebbe implodere un'intera classe politica se questo fosse verificato.